Buonasera. Buonasera, buonasera. Che ci hai cantato stasera? Ho cantato Fate di George Michael. Ah, wow, wow, non ti ho sentito, però figa. Senti una cosa, perché questa scelta? Perché come ho detto già nelle altre interviste... Quale intervista? Non ci sono stata. No, George Michael è il mio, diciamo, è l'artista a cui mi ispiro, è il cantante che mi ha aiutato molto in tutti i periodi della mia vita. E questo, giusto per questo. E quindi scatta la domandina, e, ok, George Michael è il cantante che ti ha aiutato, però c'è la musica quindi in tutta la tua vita. Sì, sì. Ma tu suoni qualche strumento? Io chitarra da piccolo, fin da bambino. Che chitarra? Chitarra classica. Ah, ok. Acustica, quindi anche. E pianoforte sto imparando, però da solo. Quindi... Ah, sei un autodidatta sul pianoforte? Yes. Beh, figo, il pianoforte è molto... È molto più versatile. Sì, però lo vedo molto più una cosa dentro, cioè nel senso un po' una cosa intima. E, raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita? Io ho 25 anni, sono il primo di 5 figli. E, tutta la vita mia comunque dentro il mondo della musica, ci piace la musica. Ah, quindi è proprio tutta la family? Sì. E in macchina facciamo i concerti on the road. Che figata! Facevamo, perché adesso ormai non andiamo più in macchina tutti insieme. E mancano due esami e finisco marketing a Roma 3. Wow! E nel frattempo lavoro come concierge in un hotel 5 stelle a Via Veneto. Ah, wow, bello! E senti, ma ti vedi fra qualche anno? Sì. Musicista? Sì. Sì? Qualsiasi cosa basta che sia nel mondo della musica. Dai, che figata! Ma scrivi anche canzoni tue? Ho iniziato, però secondo me c'è anche un momento in cui secondo le persone che scrivono è una merda, però ci si può lavorare. E quando scrivi le tue canzoni, cioè a che ti ispiri? A un fatto successo? Sì. Oppure inventi? No, io ho fatto fatti accaduti e le emozioni che mi danno questi fatti. Cioè, spesso sono autobiografico o ti sfidi ad altre cose? Autobiografico no, però comunque le emozioni che ho sentito, poi cerco di scaraventare sul foglio. Quando ti colpisce una canzone, qual è la prima cosa a cui fai caso? Il testo, la musica, il del cantante, cioè se è bravo o no, anche il testo e anche l'arrangiamento melodico, diciamo. Quindi in primis però il timbro, mi hai detto? Timbro. Quindi in primis il timbro del cantante. Quindi George Michael sicuramente c'ha un timbro che a te piace da impazzire. Ok. E canti più in italiano o in inglese? Inglese. Inglese? Ti piace tanto? Siamo in una nuova squadra. Siamo a Lady Beer, una squadra piena di giovani. E a questo punto ti dico, fai un in bocca al lupo a te e alla tua squadra. Beh ragazzi, spacchiamo tutto. Underdog. Dai, grazie Michi. Grazie a voi.